Facciamo la sorpresa che abbiamo annunciato prima. Che dici? Ah, è vero. Bello, che sorpresa. Torno a parlare. Sì. Per la prima volta, la Rosa Blu. Beh. Abbiamo l'onore di presentarvi Mefisto. Mefisto! Sai come l'abbiamo soprannominato? No! Di nuovo, che lui ha bisogno di questo! Anche tu! Ho conosciuto tua sorella, conosciuta, sì. Nel filmato che ho visto. Anche io ho conosciuto tua sorella! Accecate! Ma date la saluta, che me l'ho detto a Bolke! Noi sai come l'abbiamo soprannominato? Viola bacia tutti! Viola bacia tutti! Approfitta, guarda. Sta baciando tutti! Mefisto! Ma tutti li bacia, però! Mefisto! Hai dimenticato Dodò, Vincenzo, Cesare! Scusa, ma vuoi risparmiare la cartolina? Scusa, vieni qua. Gli auguri di Natale in anticipo. Ma scattate il naso. Mefisto, che piace a Cesare. Cesare, scusa. Che cosa vuoi fare? Allora, siccome dobbiamo dare inizio alla serata, voglio vedere come ti comporti tu a fare un saluto caloroso al pubblico. Ah, sì, deve salutare perché è chiaro. Sì, è giusto. Io per i saluti caloro mi chiamavano termosifone. Mi raccomando, termosifone. Mi raccomando, ci fa fare brutta figura. Mia madre diceva sempre quando davo fastidio, non rompere il termosifone. Non ho capito perché, vabbè, come. Però scusa, che ti dica, ma l'altezza me l'hanno vista a me. Ma non mi scrisci ci presto. Mi vedete? Mettiti tra le due sponde. Mettiti qua. Vai. Tanto ti vedo un poco dalla trasponda. Ah, davvero a te. Concentrazione. Eh beh, come si deve, Scusa, ma c'è bisogno di mezzo taxi. Madonna, scusate. Chi cattolica ti ha visto la fruttese gravidante domani? Chica, che conto, mezzo taxi ti c'è da pace. Io sono un tipo precoce. Ma sei scemo? No, tu non sei precoce, tu sei scemo. Mio figlio, mi amo il danza per te. E poi diciamo, vai. Poi ha detto che è mio figlio. Ma stai facendo? Ehi, non incominciamo! Di nuovo, Madonna, ma siete pesanti! Che stai con me? Io dico fai un saluto caloroso e lo sto facendo! Ah sì, ma al pubblico uno va, arriva, il presentatore arriva e fa così! La cosa era così? Mamma mia! Tanto fermo, non ce ne sto! Ah sì, c'è qualcuno! Quello è un saluto all'americano! Senti, io non ho mai visto nessun presentatore americano che arriva sul palco e fa così. Scusate, voi l'avete visto? Hai visto? Perché voi siete albano e la legge. Diciamo, state un poco scocchiati, veramente, ancora. Vi spiego subito perché. Sì. Voi state arretrati proprio di 55 anni. Voi dovete sapere che il pugliese è come l'inglese. Ma quando mai? E viceversa, l'inglese è come il pugliese. Sì, ma questa è la tua teoria. Questa cosa con il saluto. Volete vedere che ho ragione? Vediamo, adesso allora, curiosa. Come si dice in inglese, in americano, 1, 2, 3 facciamo 4? Dire al pubblico, come si dice? No, ditelo voi prima. Tu, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Dire. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Mostra la cadere, ma... Magari. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 fascia fredda. Grazie. No, continuate il punto. Sono contento. E allora, con questo, faccio per l'applauso. Basta. Oh. Non ci avete capito niente? No. Replay. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 fresh free to 4 and now. Yes, e tres. All right. Thank you. Se qua da capra ce ne frega nulla. Da me. Appunto. Yesterday, si è qua, ma pare piace. You understand? E tu vuoi stare? The best a me. E the best a te, tutta la razza, tu. Fino alla settima generazione, va. Che tu niente dici? Gli devo solo fare i complimenti. Perché? Perché ha ragione, il barese è come l'inglese. Ti faccio i complimenti in americano. Che mi fai? Non ti sto capendo. All right. Dimmelo tu che mi fai. Che mi fai? Tu mi fai schifo.
Sì, vabbè, ma cosa c'entra? Su questo siamo d'accordo, che sono uguali, va bene? Oh. Ma cosa c'entra con il saluto al pubblico? Arrivo tu. Ah, finalmente. Grazie, Giubilei, c'è mio fratello che mi ha detto bravo. Non dice di notte. A c'è quando vuoi? La ciuc? O quando la ciuc? Te la frisci, te la mangio? Che la pace, c'è sempre con voi. Apposta, coniugato tutto. Brava, bella, bella. Thank you very much. Cioè, praticamente era la rincorsa per fare il saluto. Ma tu pensa. E lo sai perché? Perché? Perché lui è balbuziente. Che significa che è balbuziente? Allora, si dice, allora io c'ho un detto che credo che non smentisce mai. Che lo zoppo è fatto per ballare e il balbuziente è fatto per cantare. In francese, un zeppo è fatto per ballare, un cacca per cantare. In francese, ho capito. Quindi cosa succede? Che se il balbuziente vuol parlare bene, deve cantare. Altrimenti lui deve fare la rincorsa. Perché lui è all'altezza di cantare. Come perché no? Tu non ti provi all'altezza, tu. Allora, vai, allora, vediamo. Sentiamo, dai. Anzi, mi sono fatto un rap per i balbuzienti perché il rap è la musica adatta per i balbuzienti. Mi sono autodedicato. Ma non ci credo, vai con la base. Io da piccolo ho cominciato a balbettare e tutti dalle risate scominciavano a crepare. Allora ho pensato che dovevo pensare che una sua soluzione tutto dovevo trovare. Se il vento dice che lo zoppo sa ballare, i balbuzienti sa cagare, sa cagare, sa cagare. Allora ho capito che per riuscire a parlare dovevo cagare, cagare, cagare e repare. Io sono un babà, un balbuziente. Ho fatto una canzone. L'ho scritta con il cu, con il cuore. Perché sono un cagagà, un cagagà, un cantatore. Babà, becchiamo tutti. Con il cuore perché sono un cagagà, un cagagà, un cagautore. Ma balbettiamo tutti.